Buongiorno e buon 2023 da tutto lo staff di TRM Network. I nostri più cari auguri per un felice anno. Torna dunque l'appuntamento con l'informazione e cominciamo a parlare della notte di Capodanno, in particolare a Bari, con musica, brindisi e fuochi d'artificio che hanno dato il benvenuto al nuovo anno. Bari saluta il 2022 e dà il benvenuto al 2023 tra musica, fuochi d'artificio e tante speranze. Io spero cose buone, perché il 2022 insomma è stato così. Il 2023 come sarà? Speriamo un bel anno, di produttivo. Cosa ci lasciamo alle spalle? Il 2022, basta stare nel 2022. Siamo usciti dal Covid, quindi siamo in ripresa, quindi si spera che il 2023 sia ricco e fruttifero. Si vive la città in questo 2023? Finalmente sì. Ma come potrebbe essere meglio quest'anno? Sicuramente per noi giovani, con del lavoro un po' più retribuito, un po' più dignitosamente. Poi basta che si sta insieme, che non ci siano più restrizioni, già questo basta sicuramente. Spero che sia un anno ricco di emozioni, di gioia e soprattutto che non ci sia il Covid di nuovo di mezzo, perché ha stancato proprio. Ma come sarà questo 2023? Strepitoso, sicuramente meglio del 2022. Bari bellissima, città bellissima, gente stupenda, bellissimo, grande. Il concerto in Piazza Libertà ha animato la serata barese, ma soprattutto il ritorno della gente in strada dopo due anni di stop forzato dei festeggiamenti causa Covid ha rappresentato un gradito ritorno alla normalità. Nella lunga notte che ha aperto il 2023, l'auspicio è che gli anni più bui siano definitivamente alle spalle. Finalmente si torna a viverlo il Capodanno! Sicuramente, però ci deve essere ancora più gente, più assembramenti! Ci siamo messi alle spalle il peggio? Direi di sì, è quasi ora, no? Vi state divertendo? Sì, molto! Cosa vi augurate per il 2023? I wish everyone peace! Peace, pace! Pace! Buon anno! Cenoni, divertimento, festeggiamenti di ogni tipo, un Capodanno ritrovato anche in Basilicata con i lucani finalmente liberi da restrizioni e limitazioni che la pandemia ha imposto negli ultimi due anni. Musica dal vivo, divertimento e calici in alto per la notte di San Silvestro. Per il cenone di fine anno sono stati destinati alla tavola 96 euro in media famiglia, sostanzialmente sui livelli dello scorso anno. Quasi 9 italiani su 10 hanno festeggiato in casa, mentre gli altri si sono divisi soprattutto tra ristoranti e agriturismi. Sono tornate anche le feste in piazza. A Matera in particolare la notte più attesa dell'anno è stata festeggiata nel Parco del Castello con il concerto di Gigi D'Alessio. Sono stati 646 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e alcune autovetture parcheggiate in strada. In particolare in Puglia sono stati 75 gli interventi dei vigili del fuoco, mentre in Basilicata non si registrano interventi per questa notte. La Repubblica siamo noi. Con questa frase il capo dello Stato si è rivolto agli italiani nel tradizionale messaggio di fine anno, l'ottavo del Presidente della Repubblica, ricordando le tante criticità da superare ma con uno sguardo fiducioso sul futuro. Sentiamone un passaggio. So bene quanti italiani affrontano questi mesi con grandi preoccupazioni. L'inflazione, i costi dell'energia, le difficoltà di tante famiglie e imprese, l'aumento della povertà e del bisogno, la carenza di lavoro sottrae diritti e dignità. Ancora troppo alto è il prezzo che paghiamo alla disoccupazione e alla precarietà. Allarma soprattutto la condizione di tanti ragazzi in difficoltà. La povertà minorile, dall'inizio della crisi globale del 2008 a oggi, è quadruplicata. Le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari, tra i diversi territori del nostro Paese, tra nord e meridione, per le isole minori, per le zone interne, creano ingiustizie, feriscono il diritto all'uguaglianza. Ci guida ancora una volta la Costituzione, laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione, senza distinzioni. La Repubblica siamo tutti noi, insieme. Lo Stato nelle sue articolazioni, le regioni, i comuni, le province, le istituzioni, il governo, il Parlamento, le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione, i corpi intermedi, le associazioni, la vitalità del terzo settore, la generosità del volontariato. In 2000 ad Altamura ieri per la Marcia della Pace. Ritrovarsi insieme in tanti anche l'ultimo giorno dell'anno per salutare così l'ingresso del 2023, per gridare al mondo che la pace è necessaria ma soprattutto è possibile. Dalla Sicilia al Piemonte l'impegno della Chiesa italiana contro tutte le guerre viene rilanciato attraverso incontri, momenti di preghiera e iniziative di solidarietà. Noi siamo qui ad Altamura, alle mie spalle l'ingresso della casa circondariale da dove partirà la 55esima Marcia Nazionale per la Pace, organizzata dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e per il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza Episcopale Italiana, organizzata anche dalla Pax Christi, Caritas Italiana, Azione Cattolica, Movimento dei Focolari e Diocesi di Altamura Gravina Acquaviva delle Fonti. Alle ore 15, come detto, la partenza dal carcere fino all'arrivo alle ore 21 in cattedrale, perché nessuno può salvarsi da solo. Questo è il tema di questa Marcia della Pace. Una marcia sui passi di Don Tonino Bello, che fu vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi e presidente proprio di Pax Christi, che serve a rilanciare l'impegno per la pace ancora più urgente in un momento di conflitto e di forti tensioni internazionali, ha fatto sapere la CEI, e per la quale si aspettano almeno appunto 2000 partecipanti qui ad Altamura. Un appuntamento che vuole ancora una volta svegliare questa nostra umanità, detto l'arcivescovo di Altamura Gravina e Acquaviva delle Fonti, Monsignor Giovanni Ricchiuti. La guerra mette in gioco la nostra umanità e il nostro essere umani. Le basi intanto saranno messe appunto qui in questa comunità a partire da venerdì scorso, dove a Gravina con il convegno nazionale sull'obiezione di coscienza, oggi, ieri e domani, durante il quale sono stati previsti anche collegamenti con obiettori di coscienza russi e ucraini, e poi, come detto, quest'oggi sabato 31 dicembre con la visita al campo 65, che fu il più grande in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e comprendeva 31 ettari e 81 baracche. Come detto, quello di Altamura non è l'unico appuntamento per la pace. Quest'oggi a Torino ci sarà un capodanno di pace organizzato da Sermidg e dal Cottolengo, e poi a Ravenna la 10ª edizione della Marcia della Pace promossa dalla diocesi in collaborazione con altre confessioni religiose del territorio, e ancora a Palermo un popolo di cercatori di pace, comunità, movimenti, associazioni di ispirazione laica e cristiana che si incontreranno appunto per pregare per la pace. Quattro tappe dunque qui ad Altamura in questo percorso all'interno della città: Covid, cura, obiezione e pane. Questi sono i quattro temi per ciascuno delle tappe di questa Marcia della Pace. E dunque da Altamura si espande appunto questo invito alla pace, e speriamo davvero che il 2023 possa portare in dote questo dono così atteso dall'intera umanità. Si corre un'illusione, tu proteggimi, e se tradisco l'emozione tu difendi. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti pugliese Ricci ha tracciato il bilancio delle attività giornalistiche per il 2022. L'anno che verrà, citando Lucio Dalla, tra un anno finirà, e in questi mesi saranno tante le notizie che accompagneranno il lavoro dei giornalisti. Tra belle e brutte, l'impegno sarà costante, come lo è stato in questo anno che giunge al termine. Un lavoro in prima linea, quello dei giornalisti impegnati nel racconto quotidiano di quello che è accaduto. Tra belle e brutte notizie, l'anno è stato segnato e scandito da fatti di cronaca riportati puntualmente sui principali organi di stampa. Tra le belle e le brutte, il bilancio è stato fatto anche da due tra le più illustri firme pugliesi. La buona notizia che ho pubblicato nel 2022 riguarda due giovani pugliesi. Uno si chiama Massimo Stano e l'altra Benedetta Pilato. Il primo ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali di marcia e la seconda ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali di nuoto nei 100 rana. La notizia, o le notizie che non avrei mai voluto dare, sono invece quelle che riguardano
gli omicidi che ci sono stati nel 2022 nel territorio pugliese. Ecco, l'odio che si può manifestare attraverso l'omicidio di qualcuno è qualcosa di cui ovviamente vorremmo veramente fare a meno, anche se noi ci occupiamo di denunciare il male, soprattutto per difendere il bene. La più bella notizia che noi giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno abbiamo raccontato nel 2022 è quella del 19 febbraio di quest'anno, ovvero il ritorno in edicola dello storico quotidiano che proprio nel 2022 ha compiuto 135 anni e che era rimasto assente dalle edicole di Puglia e Basilicata per vicissitudini giudiziarie felicemente risolte. Il 19 febbraio siamo tornati in edicola, siamo tornati online e questa per noi è stata davvero una bellissima notizia. Abbiamo purtroppo dovuto dare anche brutte notizie in Puglia e Basilicata riguardo a un elevatissimo numero, per esempio, di morti per incidenti stradali. Un altro incidente che ci ha colpito particolarmente è quello dell'elicottero che faceva la spola tra Foggia e le isole Tremiti, caduto il 5 novembre scorso. Una bruttissima storia, una bruttissima notizia, ma è l'obbligo di noi giornalisti dare tutte le notizie, sia quelle brutte che quelle buone. Ci fermiamo qui, tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni, intanto ancora i nostri più cari auguri per un felice 2023, a più tardi.